Sconto alla rovescia per il Natale più di Fano. Domenica 26 novembre l'accensione del grande albero in piazza 20 settembre. Poi una carrellata di eventi che accompagnerà fanesi e turisti fino al prossimo 7 gennaio. Tante le riconferme, ma ci sono anche delle importanti novità, come lo spettacolo di luci denominato Light Design nell'ex chiesa di San Francesco. 26 novembre, ore 18, Fano accenderà il suo Natale con un magico evento di accensione dell'albero di piazza 20 settembre. E da lì in poi si accenderanno tutte le illuminazioni diffuse nella città, si apriranno i mercatini, si aprirà la pista del ghiaccio e si accenderà un magico evento, una novità per l'anno 2023, e sarà una proiezione bellissima all'interno della chiesa di San Francesco che racconterà la storia di questo luogo veramente magico, quindi un'occasione più per venire nella nostra città. E poi da lì tutti i weekend una serie di eventi in piazza 20 settembre, una serie di eventi musicali, artistici, realizzati insieme a tante associazioni cittadine, l'accensione del Natale nei quartieri, insomma veramente un Natale ricco ed effetto che accompagnerà anche quello che è il Natale provinciale, che sta facendo diventare il nostro territorio veramente molto attrattivo. Magia, intrattenimento e cultura. Saranno queste le parole chiave del Natale fanese. Dal Festival del Cinema aumentato in 4D proposto dalla Fondazione Peppe Nigra ad Aspettando i Malatesta con il gruppo storico La Pandolfaccia, fino al coro itinerante di Una Scuola tra le Note. Il concerto di Natale del 17 dicembre, il grande presepe del Pincio per la prima volta con la musica in filo diffusione, senza dimenticare i concerti dai balconi del centro di Fano Jazz Winter, gli spettacoli del Teatro della Fortuna, il Capodanno al Politeama con il San Costanzo Show e il Volley della Befana. Tutto questo ancora una volta con la sapiente regia della Proloco Fanum Fortune. Anche quest'anno siamo riusciti finalmente ad organizzare il Natale per la città di Fano. Questa cosa ci fa anche molto, siamo molto contenti di questa cosa, sperando anche di fare un evento sicuramente migliore dell'anno scorso. E anche, sinceramente, anche riuscire a fare un evento come l'anno scorso sarebbe una cosa sicuramente molto bella. Noi cerchiamo sempre di migliorare, speriamo di migliorare. Chiaramente partiamo subito con il discorso delle illuminazioni, perché a differenza dell'anno scorso siamo riusciti, avendo anche un budget maggiore, a riuscire a fare un'illuminazione come i format degli anni precedenti. Quindi di conseguenza riusciremo a coprire più strade, in maniera tale che anche tutto il centro storico avrà l'ambiente natalizio un pochettino più pieno, a differenza dell'anno scorso che invece avevamo coperto soltanto le strade principali. Non solo le strade, ma anche la bellissima piazza di Fano, perché arriva il meraviglioso albero di Natale, anche quest'anno donato da una famiglia fanese. E era un albero che iniziava a dare problemi all'abitazione, la famiglia Mariotti ce l'ha donato perché appunto iniziava a dare problemi alla casa. Avrà una fine scintillante in piazza per tutti i fanesi e non. E poi la bellissima cornice del Pincio torna ai mercatini di Natale, il villaggio di Natale, con un mercatino aumentato, con più casette e tant'altro. Un lavoro di squadra dunque, che secondo l'amministrazione comunale avrebbe determinato una netta evoluzione per qualità e per quantità degli eventi in cartellone per le festività natalizie. Un lavoro durato negli anni. Prima guardavamo una foto del Natale 2014, avevamo un albero veramente illuminato con quattro fili. Oggi più di 9.000 LED allestiscono l'albero di piazza, un'illuminazione diffusa, una serie di eventi, se li contiamo sono tantissimi, realizzati dalle tante associazioni cittadine, veramente una grande comunità che si è riunita intorno al Natale, che rende la nostra città bellissima.